Come può avvenire una vera e propria guarigione sessuale per un uomo che pratica sesso tantrico? L'istinto sessuale più animale, più grezzo, non è negativo di per sé, è il combustibile, la base della sessualità. Quindi la vitalità sessuale, l'istinto di cercare un partner e fare sesso è sacro di per sé. Ma se rimaniamo a quel livello lì, rimaniamo ad un livello animale. Quindi il sesso tantrico è esattamente quello di prendere il potenziale del livello istintuale animale e di trasformarlo in qualcos'altro. Questa trasformazione avviene controllando e cambiando la nostra ossessione e si può dire anche una sorta di attaccamento o di dipendenza dalla eiaculazione. Questa pratica nel tantra avviene attraverso una trasformazione che parte innanzitutto dalla nostra mente. Tutti gli uomini si approcciano alla sessualità con il fine ultimo, con il goal di eiaculare. Questo, prima di tutto, provoca un diminuzione delle prestazioni. Vediamo anche oggi nella nostra società quanto gli uomini siano affettati da disfunzioni come l'eiaculazione precoce dovuta allo stress. Ecco, il sesso tantrico è esattamente l'opposto. Si parte con un profondo rilassamento dove il focus principale non è sicuramente l'eiaculazione. Quindi la trasformazione dell'energia è la cosa principale. L'energia sessuale risiede nei chakra inferiori, quindi il processo di trasformazione, che nel tantra si chiama sublimazione, è il cambiamento di questa energia. Significa sa far salire l'energia lungo la spina dorsale e trasformarla in qualcos'altro verso i chakra superiori. Questo approccio fa sì che l'uomo possa cambiare veramente radicalmente la visione del sesso, non avendo più questa ossessione di penetrazione e eiaculazione. Ecco che iniziamo a gioire e a contemplare tutta la strada, non solo l'arrivo. E quindi l'approccio anche verso il femminile è diverso. Le donne quindi adorano quando l'uomo è dedito durante l'atto sessuale. E questo avviene proprio perché c'è un maggiore controllo dell'energia sessuale. Questa fonte di energia esplosiva che abbiamo viene trasformata in qualcosa di più implosivo, che può veramente radicalmente cambiare la nostra visione della sessualità. Quindi l'invito di oggi è quello di entrare in questo cambiamento, in questa guarigione sessuale, proprio cambiando le nostre abitudini mentali, approcciando la sessualità in modo diverso, non più focalizzata e concentrata sui genitali e sull'esplosione, sullo scaricamento dell'energia, ma sull'espansione del piacere. E nella trasformazione degli istinti più bassi, quelli più animali, in qualcosa di superiore, in qualità che possiamo dire divine.